Salve a tutti, finalmente ci vediamo faccia a faccia. Mi dispiace, non era questo il modo in cui mi sarei voluto presentare, però purtroppo questa settimana non ho la possibilità di fare diversamente. Sono veramente super impegnato, non ho proprio il tempo di scrivere un video, andare a cercare le immagini o registrarle e soprattutto andare a montarlo, come faccio solitamente. Per questo l'unico modo per poter andare avanti col progetto è quello di farvi puppare il mio faccione. Quindi accontentatevi, meglio di niente. Ve lo ricordate questo? Ne abbiamo parlato insieme qualche video fa. È una schedina programmabile sviluppata dalla BBC e si utilizza in UK per fare coding. Nell'altro video avevo detto che la BBC la fornisce a tutti gli studenti al loro settimo anno di età, proprio per poter studiare coding. Ora sono andato a cercare nel sito della BBC ulteriori informazioni riguardo a questo e ho trovato un articolo che dice che questo fatto dovrebbe essere avvenuto solo nel 2016. Nello stesso articolo ho trovato anche una lista delle aziende che hanno collaborato alla realizzazione del microbit e tra queste ci sono Samsung, Microsoft, la Barclays, la banca per chi non la conoscesse, e ovviamente c'è ARM. Tra l'altro, considerando che stiamo parlando di un prodotto inglese, forse dovremmo chiamarlo microbit. E non microbit, ma ognuno lo chiami come preferisce. Alla fine ci si riferisce sempre a questa schedina. Nel video scorso ho mostrato tecnicamente la schedina, descrivendo i vari componenti. Oggi vedremo teoricamente come dovremo fare per andare a programmarla. Questo perché il microbit mi è piaciuto, è una schedina che mi avete consigliato voi e ho intenzione di portare nel canale alcuni progetti realizzati proprio con il microbit. Quindi, come ho detto anche l'altra volta, questa è una schedina programmabile grazie al suo microprocessore. Ora, di quale microprocessore sia stato montato sopra, a noi non ce ne frega niente. L'unica cosa che sappiamo è che è stato progettato da ARM, che è appunto una delle aziende che ho citato prima. Ora, giusto per capire di cosa sto parlando, dovete considerare che più del 90% dei processori dei nostri cellulari viene prodotto proprio da ARM. Anche se poi nella pratica la maggior parte dei processori non vengono prodotti fisicamente da loro, ma vengono commissionati ad aziende esterne. Ma questa è un'altra storia. Comunque sappiate che il vostro cellulare e il vostro microbit è possibile che abbiano il processore appartenente alla stessa famiglia. Poi, conoscere perfettamente il modello del microprocessore che è stato montato per noi è assolutamente ininfluente. Se volete fare i feticisti delle sigle, dei nomi dei microprocessori, facendo finta di sapere la differenza tra uno e l'altro, andate a leggervi le specifiche tecniche e c'è scritto tutto. Per quello che dobbiamo fare noi, vi assicuro che questa roba non ci interessa. La parte interessante, secondo me, invece, è cercare di capire come le istruzioni che andremo a scrivere con i vari editor possano poi essere eseguite dal microbit. Quindi facciamo un po' di ordine. Noi utilizzeremo per i nostri progetti due distinti editor, entrambi a blocchi. Il primo che vedremo è uno degli editor nativi per il microbit e è stato progettato da Microsoft. E stranamente sembra che funzioni bene. Questo editor ci permette di andare a programmare con il nostro solito approccio a blocchi il microbit utilizzando il JavaScript. Un po' come fa App Inventor, se non ricordo male. Questo secondo me è molto interessante per vari motivi. Uno di questi è che andando a utilizzare la programmazione a blocchi per il JavaScript si prende confidenza con un vero e proprio linguaggio di programmazione che poi può essere utilizzato anche al di fuori di questo contesto. Un altro fattore che secondo me è molto interessante è che chi conosce già il JavaScript o comunque ha delle basi può andare a programmare il microbit andando a scrivere normalmente il codice come farebbe in qualunque altra situazione, senza dover per forza utilizzare la programmazione a blocchi. Ora, per cortesia, non confondete Java e JavaScript tra di loro. Sono due programmi completamente diversi, ma proprio completamente. Non sto qui a spiegarvi le varie differenze perché sennò cambieremo completamente il senso del video, però
Non fate confusione. Java è una cosa, JavaScript è un'altra cosa. Noi per programmare il microbit utilizzeremo JavaScript. Mi raccomando. L'altro editor che andremo a utilizzare per programmare il microbit è il nostro caro vecchio familiare Scratch, però nella sua versione 3. Infatti, andando a guardare la beta della versione 3, si può vedere che è stato sviluppato un'estensione che ci permette già da ora di andare a programmare il microbit con quell'ambiente che ormai per noi è molto familiare. Bene, ora però cerchiamo di capire come le informazioni che andiamo a scrivere su questi programmi possono essere eseguite dal microbit. Se andate a utilizzare un qualunque editor nativo, cioè fatto apposta per programmare il microbit, Scratch non è fatto apposta per programmare il microbit, mentre l'altro editor che andremo a utilizzare è stato sviluppato apposta per il microbit, quindi è nativo per il microbit, noterete che una volta finito il progetto dovrete andare a scaricare un file che poi andrà caricato sulla schedina. Che cos'è questo file? Ora, se provate ad aprirlo, per chi ha un po' di dimestichezza, noterà che è scritto completamente in esadecimale. E infatti, non a caso, l'estensione è .hex. I file hex sono stati inventati da Intel per poter descrivere un codice binario in formato ASCII. Cosa è il codice binario? Il codice binario è il codice comprensibile al microprocessore che contiene tutte le informazioni e tutte le istruzioni che dovrà eseguire. Cosa è invece il formato ASCII? L'ASCII è un sistema per la codifica dei caratteri. I caratteri sarebbero le lettere, i numeri e i caratteri speciali che solitamente scrivete con la tastiera del computer. Per farvi un esempio, è molto probabile che nel vostro computer abbiate dei file codificati in ASCII e quindi l'ASCII non è altro che uno dei sistemi che viene utilizzato per rappresentare i caratteri nei file di testo. Quello che viene scritto nel file, che a nostro occhio è quasi incomprensibile, è un codice esadecimale che rappresenta il programma che abbiamo scritto noi prima con l'editor. Ora però ci rimane da capire come mai il nostro codice venga scritto proprio in esadecimale. Molto semplicemente perché la conversione tra esadecimale e binario, e viceversa, è facilissima. Infatti, a ogni carattere o ogni numero esadecimale corrispondono 4 bit che, per chi non lo sapesse, in binario possono essere rappresentati con 0 o con 1. Bene, ora che abbiamo capito più o meno il perché ci viene sputato fuori dal programma questo file esadecimale, il resto direi che è abbastanza intuitivo. Noi dobbiamo copiare il file dentro il microbit e lui penserà a tutto il resto. Prenderà il contenuto del file e lo convertirà automaticamente in un linguaggio macchina, istruzioni macchina, che memorizzerà nella sua memoria. In questo modo, una volta caricato il programma, ci basterà dargli corrente per far eseguire le istruzioni che noi abbiamo scritto nell'editor. E noi saremo felici perché avremo realizzato il nostro sistema embedded. Per chi non lo sapesse, noi siamo circondati da sistemi embedded, solo che la maggior parte di noi non ne è consapevole. Fondamentalmente, tutti gli elettrodomestici che abbiamo in casa sono sistemi embedded, cioè sistemi elettronici che hanno un microcontrollore, un programma installato e eseguono solo quel programma. Quindi, per esempio, il nostro microonde, la nostra lavatrice, la macchinetta del caffè e altri millemila oggetti con cui abbiamo a che fare quotidianamente. Bene, ora vediamo brevemente come utilizzare Scratch 3 con il nostro microbit. A differenza dell'editor nativo, per utilizzare Scratch 3 dovremo caricare sul microbit uno di quei famosi file hex, però scritto da qualcun altro. Questo programma, questo file che caricheremo, ci permetterà di far dialogare il microbit, la schedina, con l'editor Scratch. Quindi con Scratch non andremo a scrivere dei programmi da far eseguire al microbit, ma anzi andremo a interagire dall'esterno col microbit sui programmi che abbiamo realizzato con Scratch. Un esempio banale è che se abbiamo realizzato con Scratch un programma dove c'è un omino, una pallina, qualcosa che si muove nello stage,
Col microbit possiamo andare a pilotare, quindi a far muovere quello sprite, facendo diventare il microbit una specie di joypad. Poi vedremo mano a mano che faremo i progetti le varie possibilità che abbiamo nell'utilizzo. Molto bene, spero di non avervi traumatizzato troppo con questo video. Come sempre, se avete delle domande, potete scrivermi nei commenti del video, altrimenti contattarmi sulla pagina Facebook. Nella speranza che il video vi sia piaciuto, vi chiedo, come sempre, di lasciare un like e, se non l'avete già fatto, vi ricordo di andare a iscrivervi al canale, ricordandovi di attivare la campanella per essere sempre aggiornati sulle nuove pubblicazioni. Noi ci vediamo al prossimo video che non so come farò, se sarà un tutorial classico, se sarà un'altra cosa del genere. Al prossimo video, un saluto a tutti!